Prendete lei, mi raccomando, io non c'entro niente. Aspetta, Tino. Ce l'hai la medaglia? Sì. Tu ti voglio mettere... La pazzia. Fammi vedere. Aspetta, Ti sento. Devi alzare il braccio? Voglio dire. No, io non me ne ero accorta. Cioè, ho detto, mi sembra... Non accorti di essere una braccia, l'hai proprio battuto in velocità sulla parata, perché eri secondo me un po' più indietro. Sì, no, con la testa io ero più indietro. Però ti sei... Però sì, ho il tempo quando loro mi hanno dato seconda. Questo perché il braccio dell'altra tedesca, il sinistro, che tutti e due abbiamo trovato il destro, il sinistro era più lungo il suo, e quindi la piastra ha preso quello sotto, però vale il tocco. E invece il mio braccio era più indietro, e quindi perché io mi stavo già dando la spinta per salire, per fare l'ultima bracciata. Sì, infatti io tutti abbiamo il braccio, no? Non è vero. No, non è stato così carica, così, no, non così carica, a parte la vecchia di tutto, va bene, eri così tonno. Non è mai anche tutto. Perché tu se sei nel 25, io pensavo che andassi stremato, invece eri molto tonno. Ah, sì, anche alla fine, cioè, abbiamo lavorato, magari non per questa gara, però abbiamo lavorato tanto per comunque reggere tre gare. E tu scusa, vai. Però la campionessa, complimenti. Guarda che bella medaglia. Ah, questa che abbiamo fotografato in prima. Martina, ti abbiamo già regalato di tutto, però ci teniamo un presente che veramente ti dà il direttore, che è la nostra ultima. Vasco Rossi, so che ti piace Vasco Rossi, è un piacere che il direttore ti dia la nostra ultima promozione. Così ufficiale, se ci dia il libro così te lo leggi mentre vai in Canada. Martina Grimaldi, da 25 km, una medaglia d'oro, le emozioni dopo quali sono? Ma è sicuramente una gioia immensa, soprattutto dopo che io pensavo di essere arrivata seconda, invece dopo un po' come hanno detto che ho vinto l'oro, però ero comunque già contenta dell'argento. Senti, ma qual è il segreto per portare a casa sempre qualcosa dal 2009 a oggi? Cioè, nel 2009 poteva essere Next World, hai vinto nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2013, come si fa a mantenere sempre questi livelli? Beh, sicuramente la determinazione di fare bene, concentrazione, la voglia di fare anche tanto, cioè insomma comunque un buon lavoro anche durante l'anno, anche se alcune volte ovviamente mi lamento, non lo nascondo, e poi basta amare lo sport ovviamente che uno fa, perché sennò... Ti avevo fatto una botta di calcoli. Fino a Barcellona, all'inizio dell'anno avevi nuotato per circa 3.000 km. In un anno più o meno quanti ne fai, quindi? In un anno non lo so, perché come ti ho detto non tengo mai il conto. Comunque sono 16 km al giorno, alcuni di più, ovviamente alcuni di meno quando ti avvicini alle gare, per un bel po' di giorni, quindi un bel po' di anni. 5-6.000 km l'anno? No, non lo so. Intanto ci sono degli appuntamenti ravvicinanti, mercoledì parti per Roma e sabato in Canada. Sì, sabato farò la 34 in Canada, che è una tappa del Grand Prix, il sabato dopo il 10 farò la 10, che è una tappa di Coppa del Mondo. Poi farò altre due gare di Grand Prix a fine settembre e altre due gare di Coppa del Mondo. Non ti stanchi mai? A me da un po' mi stanco, alcune volte sono stanca, però cerco sempre di riprendermi e fare, cioè, rispettare comunque le cose che avevo deciso di fare, cercandole di fare al meglio. Ultimissima domanda, si nuota almeno fino a Rio? Sì, beh, si prova ovviamente l'obiettivo a lungo termine è Rio, che ovviamente ha una scadenza di un anno prima, cioè a Kazan dovrebbe essere nel 2015. Scadenza significa di arrivare entro le prime 10. Entro le prime. In bocca al lupo. Credi.